emozionati? Alquanto. Sì. Da quanti anni aspetti questo, aspettate questo momento? Sono 5-6 anni che ci andiamo dietro così. Ok, quindi il momento è arrivato, siamo tutti emozionati, andiamo. Il viaggio di Elisabetta e Vanni è iniziato all'alba a Padova. Li incontriamo all'aeroporto di Bergamo. Partono per coronare finalmente il loro sogno, diventare genitori a 43 anni, dopo anni di tentativi. Eccoci, 2 ore di volo e siamo a Salonicco, Grecia. Qual è la tabella di marcia, Elisabetta? E adesso diciamo stiamo andando al centro, nel quale oggi ho appuntamento proprio con la dottoressa che ci aspetta, con il professore, perché mi hanno detto appunto che dovrò fare il transfer. Ad Elisabetta oggi verranno trasferiti 2 ovuli fecondati con il seme del marito nell'utero. Quanti pazienti italiani vengono qui? Che percentuale? Noi siamo un centro di 2000 cicli l'anno. Un 60% direi sono italiani. Perché? Perché? Perché con la legge del 2004 era proibita la ovodonazione, la embriodonazione, la spermadonazione, utero in affitto, singola donna, che la legge greca lo permetteva. Al centro medico sono gentili, le spiegazioni vengono date tutte in italiano. Viene prima la biologa, vi spiega come sono andate le cose dal primo giorno fino ad oggi e poi facciamo il transfer. Che possibilità di riuscita avete? I risultati, i nostri risultati sulla ovodonazione, embriodonazione è quasi 75%. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Piacere, signor Maso, sono Lea Casapi. Piacere, sono l'embriologa. E questi sono i 2 embrioni che trasferiamo. È andata molto bene, sono 2 embrioni che si trovano al 5° giorno del loro sviluppo. Siamo partiti con 15 ovociti, 10 su questi 13 erano maturi, 10 sono stati fertilizzati e oltre a questi 2 che sono arrivati allo stadio della blastocisti abbiamo altri 6. Per altri eventuali 3 tentativi, sperando che se andrà tutto bene, facciamo un secondo il bambino. Ora inizia un percorso che dura poco meno di un'ora. Qua c'è il referto che abbiamo preparato per voi. Qua si vede tutto quello che abbiamo fatto questi 5 giorni. Speriamo bene. Aspetto le vostre notizie. Ok. Grazie. In bocca al lupo. Come ti senti adesso che c'è stato il transfer e che gli ovuli fecondati sono dentro di te? Emozionata perché comunque sai che c'è qualcosa dentro. Quanto vi è costato? Diciamo come centro loro 5.000 euro. Se facciamo il pacchetto di tutto, 10.000 non ti bastano. Cosa hai imparato da questa esperienza? Che se ci fosse stata più informazione, se mi fosse stata data più informazione, forse, boh, chissà, magari forse un po' prima. Termina questa lunghissima giornata. Elisabetta adesso dovrà riposare qualche ora prima di tornare in Italia ed attendere con Vanni 15 giorni per sapere se il loro viaggio della speranza è andato a buon fine.